La serie dei grandi gommoni di Lomax si arricchisce di un nuovo modello, il Gran Turismo 11.0. Conosciamo bene le prerogative della serie Gran Turismo che unisce alle prestazioni il comfort, ma questo gommone ha qualcosa in più. Una cabina ampia per godersi l'incanto di una notte in rada o semplicemente per rilassarsi di giorno, all'ombra, in uno spazio decisamente comodo. Il bagno è ovviamente separato e allestito anche con la doccia. Il progettista, Federico Fiorentino, è riuscito a conservare il family feeling e la sportività, nonostante il cassero sia più voluminoso. Il nuovo parabrezza si raccorda perfettamente con il T-top. Le finestre sul cassero e sul tettuccio riducono la presenza di vetro resina, a tutto vantaggio della leggerezza estetica. La console più larga ha diversi vantaggi, più spazio per le strumentazioni e maggiore protezione dal vento. Il ponte è rivestito con il materassino prendisole. Sulla delfiniera il tech e le gallocce a scomparsa sottolineano la cura estetica e funzionale anche dell'area di imbarco e ormeggio. Per rendere più sicuro questo ponte di coperta rialzato che dà spazio e volume alla cabina sottostante, hanno innalzato una falchetta laterale sopra il tubolare. Quando si sceglie un mezzo sportivo bisogna assicurarsi che anche la postazione di guida sia adeguata. Anche i passeggeri però devono sentirsi al sicuro, schienali alti e sedute ben imbottite. Un varco conduce alla spiaggetta bagno. L'allestimento è curato anche nei dettagli, come per esempio il tienti bene di design a poppa. Sotto il T-top il mobile cucina, da allestire a piacere. Qui abbiamo un grande frigo. A poppa, tra le sedute, si può aggiungere un piano con relativi cuscini e formare anche qui un prendisole. I passaggi laterali sono piuttosto larghi, hanno una falchetta e sono accompagnati dai tientibene. Il tendalino parasole a riposo è nascosto sotto i divani. Adesso smettiamo di pensare se questo gommone ci piace o non ci piace. Adesso ci concentriamo sulle prestazioni. Da alcuni mesi davanti a Genova le acque sono mosse, il cielo è nuvoloso, spesso piove e tira sempre vento di scirocco. E oggi la situazione è inevitabilmente identica. Il fatto è che quando i pescherecci rientrano in porto e non è ancora l'ora di fine pesca, forse è perché le condizioni stanno peggiorando. Però abbiamo uno scafo costruito bene per infusione di resina vinilestre, scafo e coperta, e il T-top, per renderlo più leggero, è stato realizzato con fibre aramidiche. A poppa due motori Mercury da 300 cavalli, ma secondo il certificato di omologazione potrebbero avere anche una potenza di 700 cavalli, intendo complessiva. Insomma, una coppia da 350, la marca sceglietela voi. È inutile che vi dica la velocità di planata, perché a 10-11 nodi è già steso sull'acqua, la scia è staccata dalla poppa e quando accelero la condizione migliora e basta, ovvero sia il gommone si solleva ma resta parallelo alla superficie. Perfetto! Per farci provare questo Lomax Gran Turismo 11.0 hanno scelto un aspetto molto sportivo. I fuoribordo li hanno alzati sullo specchio di poppa più che potevano. Tutto ciò potrebbe portare a dei problemi di cavitazione, per esempio in virata. Motore destro 3250 giri, motore sinistro 3250 giri. No,
nessuna cavitazione. Fatemi dare un'occhiata in cabina. Laggiù c'è Gigi. Molto sereno, nonostante le onde. Allora, prendiamo qualche dato di consumo, nel caso vi interessasse. Presumo di sì. Velocità 25 nodi, consumo 2,3 litri per miglio. Ma questo è un gommone sportivo fatto per andare veloce. Non credo che andrete a 25 nodi. Ed eccoci qua, 30 nodi, 2,8 litri per miglio. Comfort di navigazione eccellente, il trim è ancora basso. Quello che provo è che senza alzare l'angolo dei motori, il gommone continua a navigare completamente immerso da prua a poppa. Così non beccheggio e sto benissimo. E siamo a 40 nodi, però. Ora però è il momento del trim. La scia che prima si staccava a prua, adesso si stacca più o meno qui a metà scafo. Continuo a non sentire le onde, è favoloso. E allora continuo ad alzare il trim. Ma lo vedete? Vedete che non salta? E siamo a 46 nodi. Ma tutto bene laggiù in cabina? E là davanti le onde si dovrebbero sentire di più. Sappiamo che la velocità in mare è pericolosa, che occorre un po' di esperienza per guidare oltre i 40 nodi, ma questo Gran Turismo 11.0 è così sicuro, così perfetto sulle onde, che penso che potrebbe essere adatto anche a chi si avvicina per la prima volta alla nautica, nonostante la sua velocità.